ci divertiamo, un mondo di noia non ce n'è. Fantozzi invece passò la notte sul pianerottolo di casa sua. Giornalette, Pina, caffè, giornali! È stato il logo che ha fatto traboccare il vaso. Non abbiamo più vasi. Io pensavo che il suo fosse un matrimonio moderno. Invece. È stato il più grande errore della mia vita. Una tragedia. Un fallimento. Signorina. Signorina. Ma che fa? Le baciavo la mano. Per fortuna sono ancora giovane. È bella per fare mia vita. Lei è bellissima. Basta, è finito. Sai cosa faccio? No. Non torno a casa a dormire. Vado in albergo, vado. Brava. Poi sai che faccio? Mi licenzio e li faccio liquidare. E scappo con il primo venuto. Perché c'è su tutto? Che ha detto? Perché scappa con il primo venuto? Signorina, anch'io sono stanco di questa vita. Anch'io mi posso far liquidare dalla ditta. Anch'io sono abbastanza giovane e piacente. Va bene, ammonto. Signorina, basta che le dica una parola sola. Anzi, non la dica neppure, perché chi tace acconsente. Signorina, io l'abbraccio! Oh! Questa volta invece era il 102 nero delle collinari. Così Fantozzi ebbe tutto il tempo di fare un elenco di possibili soluzioni per la sua nuova vita. Alla fine decise di lasciare la scelta a lei, alla sua compagna. Andiamo a Capri. A fare che? Così, come un viaggio di nozze. Poi si vedrà. Immagina il Fantozzi, ma che fa? Si muovi! Era l'ultimo cartellino della sua vita. Fantozzi lo timbrò con noncuranza, come sempre. Guardi, chi vuole essere lieto sia, che tanto domani non c'è certezza. Che bei versi, sono suoi? Sì, una mia cosettina giovanile. Ah, anche poeta. Anzi, fate l'uopo, io voglio dare una notizia che per me, forse, solo per me, è di vitale importanza. Ah, sì? Per me, perlomeno, che ha cambiato completamente la mia vita. Io, da questo momento, sono un uomo completamente libero. È morto lo scorfano? Come? La dico su muoio, lo scorfano è morta. La mia signora? No, è vivissima. Sono solo in procinto di divorziare. E sono qui per fare un sondaggio. Interessante. Una donna come me? Non è mai libera, Si sedia. Signorina, vede, io sono sinceramente imbarazzato, perché quei 5 milioni che lei mi chiede, io in questo momento non li ho proprio. E poi mi creda, non saprei neppure dove trovarli. Avanti, Fantoccino. Non mi deluda. Dopo tutto quello che c'è stato tra noi. Sì, signorina, ha ragione. Io riconosco che per lei ho avuto proprio un grande trasporto. Sa cosa mi è successo? Un miracolo. Mi sono rinnamorato di mia moglie. Tutti uguali voi uomini. Prima mi sbavava dietro e poi, dopo che quella volta Cortina mi ha trombato, invece... Come ha detto? Trombato! Vabbè, scusa, senza nessuna conseguenza, eh? Per lei, io di conseguenze ne ho avute, come? Guardi! Sono diventato cieco! Guardi! No! La vede questa? Sì! Ebbene, qua dentro c'è suo figlio! Come? Mio figlio? Signorina! Mi scusi, ma lei con questa rivelazione mi ha spiazzato completamente. Io sono una donna civile, emancipata, e voglio toglierle questa responsabilità. Basta che lei porti 5 pippi e poi le assicuro che io e lui spariremo per sempre dalla sua vita. Ma chi sono questi pippi? Pippi, milioni 5, milioni. Vabbè. Vuol dire che cercherò di trovarle. Allora ci troviamo qui domani, stessa ora, ma coi soldi in bocca.
dici tu? Ma dove cazzo guardi? Noia. Sto vestito. È in prestito, sto proprio, ma come faccio? Ma fanculo! Ma non vedi questa? Pure tu! Ah, signor! Ci divertiamo un po'.